Io. Bella zii, ma quanto spaccano le patate fritte? Ecco i regan, già presi male per lo sbatte pazzesco di pelarle. Zii, andate tra. Mo vi insegno un gabolone per sbucciare le patate in battuta. Cappate il trapano, impizzate una patata e appizzate il mezzo. Oh, non come quando fate le penne col booster, eh? Se no, la patata la ritrovate in plaza. Mo appoggiate alla patata una ciappa bella affilata. Ta! Il trapano si smazza tutto lo sbattone del pelaggio e voi lari ve le strafocchiate in scioltezza. Regas, dopo lo strafocchio, quanto ci sta un bel coffee? Ma se quello della moca è pacco, vi passo un trick per cacciarci fuori un coffee che spacca come quello del baretto. Chiappate una tazzina e metteteci un cucchiaino di sugar. Poi piazzate la moka sul fuoco e avanzate che escono le prime gocce. Con queste gocce fate una pappetta con lo zucchero, girando come degli scoppiati, finché non avrete una situazione liquida. E sembrerà che avete fatto il cash e che mo' avete la macchinetta di George Clooney. Io. Regas, quante volte avete organizzato party così maranza che il giorno dopo vi svegliate ancora ribaltati e realizzate che c'è degenero ovunque? Con i miei rimedi ve la svolterete in batta. Oh, zii! Uno sbatti dei party è che la gente si fuma mille sizze, no? E il giorno dopo la casa sembra un coffee shop. Piazzatevi in mezzo alla stanza con un asciugapiotti bagnato e agitatelo come degli scoppiati. Sì, è un po' da babbi, ma se lo fate di sgamo non vi infamerà nessuno. Ah, dimenticavo. Prima di tutto sto sbatti, piazzate agli angoli della stanza un tot di aceto dentro a delle tazzine. Adesso sì, è tutta un'altra situa. Oh, bro! Ormai anche i peggio sfigas sanno aprire le birre con gli appizzini. Ma i veri crafty non si fermano a questo. Bisogna svoltare con altri sgami. Se avete un pezzo di carta, piegatelo a nastro, mi raccomando, finché non arrivate ad avere un tocchetto duro di brutto. Poi la mossa è la stessa dell'appizzino. Fate leva e tac! Stiloso, Tazzarsi una birra così. Io. Ragazzi, quante volte camminate sbabbiando per la stanza e calpestate a nastro un CD? Per non doverlo iettare, beccatevi sto sgamo. Chiappate del dentifricio, che tanto non lo usate mai perché siete degli zividi, e spremetelo sulla zona ormai scrausa. Poi con un panno bagnato strofinate e pulite tutta la situazione. Bella! Ora una sciacquata. E mo' potrete sfonarvi le orecchie al rullo. Io, Lari, far scoppiare un bicchiere in terra va di default ai partizzarri. Per pulire usate la scopa? Siete dei babbi. Dovete troppo chiappare del cotone bagnato. Lo strizzate e avrete una presina stilosa che prende anche i pezzi più infami. È un po' uno sbattone, ma è meglio che ballarsi le dita. Io. Regas, non sbagliate a sbucciare una banana, eh! Di sicuro ve ne andate a male per ore cercando di sbarbare la cima e poi finite col prendere la solita ciappa e la pezzate. Così è troppo easy, zii! Beh, fate come le scimmie, non come quelle che ci avete sulle spalle, eh! Che di strafocchi di banane ne sanno un botto! Girate la banana, pressate la base e poi zac! Pettinato, eh? Mo' insaccatevi pure! Io! Bene, rega, se la drema vi pressa con le verdure, vi passo un trivolante. Una volta aperta, una busta di insalata. Se non ve la strafocchiate tutta, piazzate un paio di papelle di Scottish attorno alle foglie. Sta mossa vi permette di fare avanzare la scadenza per una cifra. Sì, ma non troppo sciallati, zii. Dopo un po' l'insalata va a Mario lo stesso. Io. Bella, rega. Lo so che le cipolle vi fanno chiagnere come le punani, ma la pasta senza soffritto, quanto fa posti? Ecco lo sgamuffo per rimbalzare le lacrime e insaccarsi di cipolle come pazzi.
Cappate il solito ciappone e fezzate la cipolla, lavando la lama a nastro. Poi, se non volete che le dita vi fezzino come un kebabaro, lavatevi le mani con un limone ed acqua fredda. Per la fiatella mollatevi. Tanto, non vi siete mai fatti una tipa e non beccherete mai. Io, belle regas, sto sgamo casalingo. È quasi più sbatti da farvi capire che da fare. Quando state in fame chimica e vi raffate un salame, prima di ripiazzarlo in frigor, ricordatevi di mettere del sale grosso su un foglio di stagnola e di chiuderci il salame col lato pezzato contro il sale. Costa mossa, non vi valerete come De Gomez la prima fetta di un salame già pezzato. Io, bella regas, quante volte le uova avanzano in frigo per tempi zarrissimi? Beh, per capire se sono ancora lappabili, iettatene una in un bicchiere d'acqua. Se affonda ci sta dentro, se galleggia fa brutto, è marcio. Perché? Storia di gas, fermentazione, sbatti vari, che si sviluppano nel guscio e che lo fanno stare a galla. Questo scagliatelo pure, se no vi fate un after sulla tazza. Io!